sublime specchio di veraci detti. Mostrami in corpo e in anima qual sono. Capelli orradi in fronte e rossi pretti, lunga statura e capo a terra, prono. Sottil persona, in su due stinchi schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono, giusto naso, bel labbro e denti eletti. Siamo qui davanti alla tomba di Vittorio Alfieri, un grande sarcofago che nella parte alta contiene un medaglione con il busto d'Alfieri e con le insegne della sua poesia, la cetra e le maschere che alludono alla sua attività teatrale. Dunque, la sua produzione si articola appunto in tragedie che sono il cuore centrale della sua produzione, è il tragico, ha completato con quest'opera un genere che aveva scarsa rappresentanza in Italia. 21 tragedie, 6 commedie, molte rime, trattati politici. Quando non veniva proscritto il dir, leggere, udir, scriver, pensare. Cose cor tutte appongonsi a delitto. Non v'era scuola allor del rio tremare. Né si vedeva al libro d'oro inscritto uom per saper gli altrui pensier spiare. Ma qual è il ruolo che Alfieri ha esercitato nel quadro della cultura italiana? Direi che si è richiamato Alfieri soprattutto alla folgorante massima che apre il contratto sociale di Rousseau: l'uomo è nato libero ma dappertutto è in catena. Sottrammi ai re, cui sol da orgoglio e regno, viltà dei più, che a inferocirli invita, e a prevenir dei pochi il tardo sdegno. Il sonetto dedicato alla morte propone un'interpretazione paradossale della vita dell'uomo, perché osserva che la vera tragedia dell'uomo non è la morte, ma la nascita, in quanto la nascita lo colloca sempre all'interno di un potere dispotico. E dunque, proprio per questo, chiama l'uomo l'impegno che Alfieri sostiene in tutta la sua produzione, è opporsi al tiranno e elaborare una strategia di opposizione radicale.